All'interno del romanzo Una vita violenta, siamo però nella seconda parte, quella in cui Tommaso Buzzilli, il protagonista del romanzo, si è in qualche modo redento, no? Da un'adolescenza passata come ragazzo di vita a prostituirsi, a fare piccoli furti, insomma, fuori della legalità, diciamo. Ormai, no, l'esperienza del carcere lo ha trasformato e sta cercando faticosamente di uscire fuori dal mondo della borgata, pur essendo rimasto legato a quell'ambiente lì, chiaramente, no? E l'episodio fondamentale, diciamo, che poi accompagnerà il romanzo verso la conclusione tragica, no? La morte di Tommaso per riacutizzarsi di una tubercolosi che stava curando, è l'episodio che stiamo per leggere, cioè che leggerete voi e che io vi ho in qualche modo dove ho fatto emergere i momenti più importanti attraverso delle sottolineature, e quello dell'alluvione, no? Dell'allagamento della borgata. E qui Tommaso, praticamente, vi ricordate, tenta, no, di salvare, e lo fa, qualche abitante della borgata che è completamente inondata, no? La miseria di quelle persone sarà ulteriormente peggiorata, no? Incrementata dall'aver perso le misere cose che avevano, no? Quindi baracche spazzate via con quegli oggetti poveri che permettevano a questa gente di sopravvivere. Vediamo però, anche perché l'episodio ci permette di capire come funziona la narrativa di Pasolini in questo periodo, no? Chiaramente, quindi vediamo il particolare utilizzo, no, del dialetto romanesco anche, no, non soltanto nei dialoghi fra i personaggi di Borgata, ma addirittura il dialetto romanesco, tra virgolette, contamina anche l'italiano della voce narrante, no? E c'è subito un'immagine della borgata di degradazione tremenda, no? Tommaso accodato ai pompieri, perché ovviamente i vigili del fuoco sono arrivati a fare quello che possono, si arrampicò affondando nella fanga, vedete? Non nel fango, la fanga è romanesco, arranfandosi ai resti delle fratte, cioè aggrappandosi, vedete? A qualche ramata, a qualche alberello frollo, frollo è moscio, no? Diciamo così. E raggiunsero quasi la parte più alta, a mezza costa, dove c'era una specie di spiazzo. Quindi la catastrofe della borgata, no, può essere osservata da una piccola elevazione del terreno che offre un paesaggio tremendo. Vedete, dice quattro bicocche, cioè quattro nel senso poche, no? Quattro baracche, quattro tettoiette arruzzonite, cioè quattro tettoie di lamiera arrugginite. Ecco, questa immagine qua forse ci può aiutare più o meno. Questo è un Pasolini molto giovane che, vedete, fa una passeggiata, guardate la strada fangosissima di una borgata, e un po' di stracci, e adesso tutto questo era stato sfasciato, portato giù dal fango verso il fiume, cioè praticamente quel poco che c'era, quel pochissimo che c'era. E qui c'è questa cosa disgustosa, no? Che durante l'alluvione, dalle fogne, insomma, comunque dai canali di scolo escono fuori i ratti, cioè dei topi di fogna, chiamate in gergo poco elegante ma efficace, sorche. Uno spurgo di sorche, vedete, una specie di getto, no? Di ratti, grosse come bracci, pensate che schifo, dandosi, cioè scappando, vedete, dalle tane intasate, si erano impastate con la gente all'asciutto, cioè questa gente che sta guardando quello che sta succedendo nella borgata è mista a questi topi che gli passano per le gambe, è terribile. E zompavano sopra le scarpe col pelo lungo nero impiastrato di fango, no? Tra le baracche che non c'erano, quindi ecco questa immagine della borgata, estremo degrado e povertà e miseria, no? E qui c'è il problema adesso, no? Tra le baracche che non erano state sfasciate, ce n'era una un po' più all'asciutto, era quella che tutti guardavano. E lì però c'è una donna che è in difficoltà perché è rimasta bloccata, tutto intorno non si tocca, l'acqua è talmente alta che la travolgerebbe. Lei è rimasta lì in quella baracchetta. E i pompieri non sanno come fare ad andarla a trovare. Qui interviene Tommaso, no? Voi non siete pratichi, non conoscete il fondo, è tutto pieno di buche, c'è sta il reticolato. Fatemi c'anna a me, che io lo so la strada.
Cioè, dice, guardate, non la riuscite a raggiungere perché non sapete come è fatto lì il fondo, la terra, insomma, il terreno. Quindi io che lo conosco bene, me lo ricordo bene, so come raggiungere, insomma. E quelli ci provano lo stesso, poi i tentativi falliscono. Ma ho detto che non ne magnate niente, è un modo di dire, ho detto che non ci capite niente, quindi Tommaso si impegnerà per andarci lui, no? Scusate, questo è un altro. E vediamo come prosegue la faccenda. Ecco qua. Immelmandosi come un maiale, diguazzando in quella ciufega, sarebbe caffè, cioè questo odore scuro dei flutti di fango, lui va verso la baracchetta di quella donna. Donna che lui ha riconosciuto, non è insomma una damigella, vedremo come. Intanto l'aveva riconosciuta, era una zoccola che batteva a Montesacro. Cioè, era una prostituta questa donna. E in questa cosa lui trova qualcosa di ironico. Dice, sul ponte dell'Aniene, il pappone era un amico suo, ecco appunto. Sarebbe da ride, pensava, che mo mi affogassi per colpa di questa. Cioè, per salvare una prostituta ci rimango secco. E la acchiappa, la porta via, dice, aggrappati a me. E lei però si lamenta, c'ha paura ovviamente di essere travolta. E lui dice, e non sta a romper, eccetera. Oh, che vuoi che ti butto per terra? Se non la fai finita di raccomandarti a Cristo, te lascio qui in mezzo, vaffan. Vedete? Per quei tempi, un romanzo con queste parolacce. E a questo punto, insomma, faticosamente, bagnato fradicio, lui la riporta all'asciutto. Però ricordiamoci che da questa fatica, da questa infreddatura pazzesca, lui poi vedrà il riaffiorare forte del male che divora i suoi polmoni. Quindi con un atto d'eroismo si potrebbe dire, no? Lui purtroppo ha rischiato la vita e la perderà poi come risultato, no? Qui c'è un'immagine da Una vita violenta che è un romanzo, non di, che è, scusate, un film non di Pasolini, ma tratto da questo libro che non ebbe un grande successo. Ecco, immaginate Tommaso, no? Malato. E a questo punto c'è l'episodio finale che in qualche modo, boh, un minimo di speranza, ma no, una di visione positiva la dà. Con molta fatica. Due ragazzini che si accostano a Tommaso. Erano due ragazzini buoni buoni, che chissà quante ne avevano passate ormai, ragazzini di borgata, no? E avevano una faccia pensierosa come due vecchietti, carini, no? Carucci erano Carucci, s'assomigliavano perché erano fratelli, con la zazzeretta nera mezza riccia, la zazzeretta sarebbe capigliatura, gli occhi grandi, neri, ma il musetto l'avevano pallido e serio, certo che avevano avuto paura, no? Chiaramente, quindi. Vedete, l'umanità di questi poveracci, no? Chiaramente. E poi c'è l'episodio finale della bandiera rossa. E vediamo un attimo come finisce questo brano. Lo largo un pochino. Tommaso a questo punto porta la gente che si è salvata nella sezione del Partito Comunista che sta da quelle parti e che lui frequenta, insomma. Queste donne che avevano perso tutto, no? Hanno messo sui tavoli di quella sezione di partito i bambini piccoli, no? Non dico neonati, ma i bambini ancora in fasce. E guardate, e si erano ridotte ignude come vermini, sono seminude queste donne, i pochi stracci che ci avevano gliela strappati via dall'uvione. Sul tavolo dell'osteria, che è vicino alla sezione, avevano messo tutti i ragazzini in fasce, come una mucchiata di gattini. Ce n'erano almeno una trentina. Vedete, sembra, immagini che noi vediamo al telegiornale quando si parla del terzo mondo, no? Dell'India, del Pakistan, catastrofi naturali, quella è la Roma alla fine degli anni 50. E a un certo punto questi ragazzini che stavano prima con lui, ragazzini un po' più grandicelli, cominciano a giocare con la bandiera rossa, la bandiera della sezione. E lui, vedete, oh ragazzini, mortacci vostri, ma che state a casa vostra? Pussa via. Cioè per lui la bandiera rossa è qualcosa da tutelare, è qualcosa da tenere, non è un giocattolo. Vuol dire tante cose, vuol dire la speranza di redenzione per il sottoproletariato romano, vuol dire la speranza per un mondo migliore. Beh, tutto quello che l'ideologia marxista che in quel momento Pasolini abbracciava dice, no? Cioè che gli ultimi della società poi hanno la speranza, grazie alla loro organizzazione, alle lotte, di migliorare la loro condizione. E qui c'è il finale dove la voce narrante appunto sottolinea questa faccenda, no? Solo in quel pannaccio rosso, tutto zuppo e ingozzito,
cioè tutto sporcato praticamente dall'alluvione pure lui, in mezzo a quella calca di disgraziati, pareva brilluccicare, vedete, brillare in qualche modo, ancora un po' di speranza. Quindi avete visto che l'inizio del brano è di disperazione assoluta, a parte la catastrofe, ma proprio ci fa toccare con mano anche con le immagini di quei ratti, no, che circolano in mezzo alle persone, terribile. Il degrado più assoluto, no? Il degrado anche umano, no? Oltre che economico, anche se, volendo usare una parola difficile, morale, no? Della gente che sta lì. Poi l'umanità però di quella gente, avete visto, no? I ragazzini che sembrano carini, gli occhi neri, vivaci, no? Insomma, non ci sono solo i ratti lì, c'è pure gente, esseri umani, diciamo così. E poi c'è questa, ecco, io me l'immagino, questa scena abbastanza grigiastra, io me l'immagino così, no? Tutto quello che abbiamo letto, il rosso della bandiera comunista della sezione, no? Il rosso che può rappresentare, bah, una sorta di via d'uscita da quella orrenda miseria che questa gente, attraverso le parole di Pasolini, vive, no? In questo brano, e ahimè, purtroppo a quell'epoca, anche proprio nella realtà vera e propria del loro presente. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta.